Martin Luther King, il negro americano capo del movimento della non violenza in America, premio Nobel per la pace, è stato ucciso. Sono passati 50 anni dall'assassinio del reverendo Martin Luther King e per ricordare il suo impegno contro la violenza e la segregazione razziale abbiamo voluto incontrare sua figlia, Bernice Albertine King, una donna che ha perso il padre a soli 5 anni, ma ha saputo raccoglierne l'eredità morale. I am the youngest daughter, youngest child of Martin Luther King Jr. and Coretta Scott King, both of my parents. We're committed to the work of nonviolence and peace around the world. And I, like my father, too, have a dream. I have a dream that one day this entire world will embrace nonviolence as a lifestyle, that people all over the world will respect and value the dignity and worth of every single person. Bernice King, per la prima volta in Italia, ha ricevuto il premio internazionale per le donne impegnate nella non violenza e la pace in un piccolissimo borgo del sud, Monteleone di Puglia. When my father accepted the Nobel Peace Prize, he said this: "Nonviolence is the answer to the crucial political and moral question of our time. Should become immediately a subject for study and for serious experimentation in every field of human conflict, including between nations." Totally infested with racism and violence. Mio marito affrontava la possibilità di morire senza amarezza o odio. Sapeva che questa è una società malata, totalmente infestata dal razzismo e dalla violenza, che metteva in dubbio la sua integrità, malignava sui suoi motivi e distorceva le sue opinioni, e che lo avrebbe alla fine portato alla morte. E ha lottato con ogni oncia delle sue energie per salvare questa società da se stessa. My mother, Coretta Scott King, said this: "Women, if the soul of the nation is to be saved, you must become its soul." So now is the time for women who are committed to nonviolence as a lifestyle to come together, to work together, to struggle together, to even pray together that our world will move in the direction of peace and love. And I close with words from my father. We still have a choice today. Nonviolent coexistence or violent co-annihilation. Choose nonviolence 365. Bernice King ha lo stesso sguardo e la stessa forza oratoria del padre, come vedrete a breve nelle immagini del documentario che racconta la storia di un uomo che ha innescato un cambiamento e per questo è stato assassinato. Un uomo nel mirino, Martin Luther King e l'FBI. Buona visione. Il 5 gennaio 1965, il leader del movimento per i diritti civili, Martin Luther King, riceve un pacchetto. All'interno c'è un nastro con delle registrazioni. King riconosce la propria voce e ricorda le camere di albergo nelle quali si sono svolte le conversazioni. Qualcuno lo sta sorvegliando. C'è anche una lettera. Definisce King un animale, un ciarlatano, e ripete quelle stesse parole in continuazione. La lettera invitava King a togliersi la vita. Diceva: "King, fai un esame di coscienza. Sei una bestia malvagia e anormale. Per uno come te c'è un'unica soluzione." È difficile equivocare il contenuto di quel messaggio. Avrebbero diffuso quelle registrazioni e non gli restava altra scelta che il suicidio. King e il movimento rappresentavano tutto quello che poteva cambiare radicalmente il tessuto della società americana. Erano decisi a distruggere Martin Luther King.
Avevano paura. Per molti versi era una vera e propria rivoluzione. Era fotogenico, era incredibilmente colto. Un personaggio di grandissimo spessore. Riusciva a catturare una sala piena di gente e sapeva parlare a tutti col cuore. Col suo messaggio di protesta non violenta, si conquista alleati e ammiratori nel mondo intero. Secondo altri, invece, è un pericolo per il modello di vita americano. È stato minacciato, molestato e aggredito. Ma questa lettera è diversa. Non è stata mandata dal solito razzista violento o da qualche testa calda. Questa lettera è stata mandata dall'FBI. È uno scontro tra due grandi figure della storia americana. Uno è un attivista per i diritti civili, un pastore che combatte le ingiustizie. L'altro è un burocrate di lungo corso dotato di enorme potere e influenza. La guerra tra Martin Luther King e il direttore dell'FBI J. Edgar Hoover dura più di un decennio. Hoover era l'FBI e l'FBI era Hoover. I presidenti facevano una gran fatica a controllarlo. I procuratori generali non ci sono mai riusciti. Poteva rovinare chiunque, chiunque era al di sopra della legge. Nutriva una profonda avversione nei confronti di King e nutriva una profonda avversione al cambiamento. Lo attacca pubblicamente e di nascosto lo fa spiare. Tutto finirà solo con la morte di King sul balcone di un motel a Memphis, Tennessee. Al centro del loro braccio di ferro ci sono visioni diverse di quello che sono gli Stati Uniti e di cosa potrebbero diventare. L'America di Hoover è una società diseguale e divisa. Nel Sud comandano le leggi di matrice segregazionista. Abusi e violenze razziste sono la norma. Per la Costituzione americana siamo tutti uguali. Così, dopo la guerra civile, furono approvati 3 emendamenti, soprattutto per fare in modo che fosse eliminata la schiavitù, che la cittadinanza fosse garantita a chiunque nascesse sul suolo americano e che ogni cittadino avesse diritto al voto. Tuttavia, l'applicazione e la definizione degli emendamenti venne affidata ai singoli stati. Negli stati del Sud la società era profondamente razzista, come del resto lo era il sistema giudiziario. In quegli anni l'ordine sociale dominante legittimava una separazione tra le diverse etnie e differenziava tra un'America nera e un'America bianca. Non potevo nemmeno frequentare la biblioteca, salvo un solo giorno alla fine della settimana. Nel Sud vigeva un sistema di segregazione e dunque tutte le istituzioni concepite per i neri erano create da neri. È questa l'America in cui cresce Martin Luther King. Il padre è un pastore battista. La famiglia ripone molte speranze in quel ragazzo così sveglio. Era nato in una famiglia molto in vista. La madre, Alberta Williams, discendeva da generazioni di predicatori. Il padre era severo e Martin doveva essere stato un bambino molto dolce. Il padre di King sperava che avrebbe seguito le sue orme e che gli sarebbe subentrato in chiesa in linea con la tradizione di famiglia. Ma la fede del giovane Martin spesso vacilla. Per un po' prende in considerazione una carriera in legge. Tuttavia, alla fine, decide di diventare un pastore. Ai suoi occhi, il pulpito ha acquistato una certa attrattiva come veicolo di cambiamento sociale. Da pastore poteva fare quello che più gli stava a cuore, fare giustizia nel concreto. La sua vita ha acquistato significato. Questo per lui era molto importante. King frequenta l'Università di Boston per conseguire il dottorato in filosofia. È qui che all'inizio del 1952 incontra una studentessa chiamata Coretta Scott. 18 mesi più tardi la giovane coppia si sposa.
All'inizio Papa King non voleva che la sposasse. Martin Luther King aveva sempre cercato di assecondare il padre, ma in questo caso fu molto chiaro e gli disse: «Senti, questa è la donna che voglio sposare, non posso vivere senza di lei». Coretta lo aveva scelto perché ammirava quest'uomo, convinto di poter cambiare le cose. E direi che le piaceva molto l'idea di diventare la moglie di Martin Luther King. A Boston, i professori di King cercano di convincerlo a tentare la carriera universitaria, ma a quel punto il giovanotto ha già scelto la sua strada. Ha ottenuto il pastorato presso una sede prestigiosa, la Chiesa Battista di Dexter Avenue a Montgomery, Alabama. Martin faceva il pastore a Dexter Avenue. C'era qualcosa in quel predicatore che attirava la gente in quella chiesa. A 2 anni dal suo trasferimento in città, Martin Luther King è noto ben oltre Dexter Avenue. L'FBI di J. Edgar Hoover controlla ogni sua mossa. Il primo dicembre 1955, la 42enne Rosa Parks sta tornando a casa dopo una lunga giornata di lavoro. L'autobus comunale di Montgomery è affollato, perciò il conducente ordina ai 4 passeggeri neri di cedere il posto ai bianchi in piedi. Rosa Parks si rifiuta. Rosa Parks di professione faceva la sarta, era quello il suo lavoro, ed era attiva nella NAACP, la principale organizzazione per i diritti civili. Era molto tranquilla. Non credo di averla mai sentita alzare la voce come faccio io. All'epoca, in base alle leggi dello Stato, se un bianco saliva sull'autobus, dovevi comunque cedergli il posto a prescindere e non potevi sedere nella stessa fila, anche se eri seduto come prescriveva la legge nella parte dell'autobus riservata ai neri, e lei si è rifiutata. Lei è rimasta al suo posto. Martin ha cominciato a ricevere delle telefonate. Hanno arrestato Rosa, hanno arrestato Rosa. La voce inizia a diffondersi. La comunità nera di Montgomery ha sofferto per anni soprusi sui mezzi pubblici. Spesso i conducenti, sempre bianchi, insultano i passeggeri afroamericani, li truffano nel dargli il resto e li abbandonano in mezzo alla strada. Quello è diventato il perfetto casus belli per lanciare una protesta contro la segregazione sui mezzi pubblici, perché non avevano nulla per infangare l'immagine di quella donna. Era una cittadina modello, una persona senza macchia. Quello è stato solo l'inizio. Cominceremo a boicottare gli autobus. Faremo vedere alla città di Montgomery cosa succede quando non saliamo sugli autobus. Ve ne renderete conto? Che risultati immediati sperate di ottenere? Speriamo di ottenere pari diritti, come è giusto per qualunque essere umano. Diritti che ci sono stati negati. L'idea iniziale è una giornata di protesta, ma quando le autorità si dimostrano indisponibili a trattare, il boicottaggio si protrae. I taxi guidati dai neri offrono corse per il costo di un biglietto di autobus, ma quando le compagnie stroncano l'iniziativa, i leader della comunità organizzano un servizio di car sharing col coinvolgimento di centinaia di volontari. A molti piace pensare che fosse King a organizzare tutto, ma in realtà non era affatto così. Anzi, sulle prime era molto riluttante a farsi coinvolgere. Quando gli hanno chiesto di usare la chiesa come un centro riunioni dove pianificare il boicottaggio, sulle prime lui ha tentennato. Era spaventato a morte, ma ha pensato: «Ho deciso di diventare pastore perché ero convinto di avere una missione. Devo farlo», e si è deciso. La domanda ricorrente in questo caso è stato il movimento a creare King o è stato King a creare il movimento? Direi che la verità sta nel mezzo. Ma per via della sua capacità di usare la dottrina cristiana e trasformarla in uno strumento di rivoluzione sociale, è stato in grado di mobilitare le masse come nessun altro leader aveva mai fatto. Il boicottaggio e lo stesso King attirano l'interesse della nazione. Ma è nelle aule di tribunale che la battaglia sarà vinta. This morning the long-awaited mandate from the United States Supreme Court concerning bus segregation came to Montgomery. This mandate expresses in terms that are crystal clear that segregation in public transportation is both legally and sociologically invalid. Il boicottaggio degli autobus si conclude il 21 dicembre 1956. È durato per 382 giorni. Non soltanto hanno vinto, ma l'opinione pubblica appoggiava la protesta.
C'erano persone che hanno cominciato a pensare come posso contribuire alla causa impegnandomi nella comunità in cui vivo. Il successo del boicottaggio ha ripercussioni ben al di là di Montgomery. Galvanizza gli afroamericani in tutto il paese, ma attira anche l'attenzione delle autorità a Washington. Credo che li abbia senz'altro allarmati. Questo lasciava intravedere una possibilità di cambiamento, un'America diversa, un diverso sistema sociale. E in quegli anni l'establishment non intendeva creare un nuovo sistema sociale. Il paese era in pericolo per via della guerra fredda, perciò qualunque cosa turbasse l'unità interna era considerata sovversiva. Ora il movimento per i diritti civili e in particolare il giovane carismatico pastore battista Martin Luther King attirano molta più attenzione. Gli anni 60 negli Stati Uniti sono un decennio di cambiamento. Si mettono in discussione vecchie certezze. Sulla scena arrivano nuovi leader. Martin Luther King è uno di quelli più in vista della sua generazione. Ma mentre l'attivista per i diritti civili protesta contro la diseguaglianza e la segregazione, è anche vittima dell'opera di spionaggio e intimidazione dell'FBI di J. Edgar Hoover. Saranno entrambi protagonisti del decennio. Uno sta cercando di cambiare la nazione, l'altro fa il possibile per lasciarla così com'è. John Edgar Hoover nasce a Washington, D.C. nel 1895. È un uomo di governo dall'età di 22 anni. Sin dall'inizio è alla guida dell'FBI. Parliamo di un uomo dalla personalità molto forte. Poteva essere un ottimo comunicatore. Sapeva come generare un forte consenso politico e come proteggersi dagli attacchi esterni. Dominava con arroganza il Dipartimento della Giustizia. Era un uomo temibile, che comandava con la paura e consolidava il suo potere accumulando informazioni compromettenti e usava quelle informazioni come un'arma di intimidazione politica. Sotto la guida di Hoover, l'FBI apre uffici nelle principali città degli Stati Uniti, avvia programmi di addestramento nazionale per la polizia e investe milioni nella ricerca sulla lotta al crimine. Ma la sua costante preoccupazione è la protezione del governo americano e il mantenimento dell'ordine sociale. Diede il via alla paura rossa, alla caccia alle streghe. Anche se negli Stati Uniti il Partito Comunista, al suo massimo storico negli anni 30, non ha mai avuto più di 80.000 membri, temeva che il comunismo sovietico, emerso dai campi di battaglia della Grande Guerra, avesse attraversato l'Atlantico come una nube tossica e avesse attecchito negli Stati Uniti. E senza una quarantena poteva distruggere il paese. Nell'agosto del 1956, l'FBI avvia un'operazione segreta per sabotare il Partito Comunista americano. Il suo nome in codice è COINTELPRO, programma di controspionaggio. Il COINTELPRO era una massiccia, capillare, azione di sorveglianza da parte del governo. Ricorrevano a ogni genere di bassezza. Si insinuavano nelle organizzazioni, infiltravano agenti provocatori. Il COINTELPRO poteva essere usato per distruggere certe persone e varie organizzazioni attraverso una continua sorveglianza e tramite lettere minatorie, ricatti e altre attività criminali. L'operazione si allarga per includere chi, secondo Hoover, avrebbe simpatie comuniste, i leader del movimento per i diritti civili. Martin Luther King è deciso a sfruttare il successo di Montgomery. Ha solo 27 anni, ma il pastore ha una maturità e una personalità impressionante per la sua giovane età. Martin era uno dei miei migliori amici. Era una persona con cui si lavorava volentieri. Era un oratore eccezionale. Era un bell'uomo, sapeva parlare ed era un leader nato. Era capace di spronarli, era la loro voce. All'inizio del 1957, un gruppo di leader della Chiesa si riunisce ad Atlanta. È la prima riunione del Congresso dei Leader Cristiani degli Stati del Sud, l'SCLC. King viene eletto presidente.
Del congresso dei leader cristiani degli Stati del Sud facevano parte Ralph Abernathy, il dottor King e un paio di altri pastori convinti che la Chiesa afroamericana dovesse porsi alla guida del movimento. King era un leader piuttosto prudente. Non era mai impulsivo. Se per caso temeva che certe iniziative potessero causare disordini e violenza, si tirava indietro, rinunciava. Il dottor King decise, e fu una decisione saggia, che avrebbe fatto ricorso alla tattica usata da Gandhi per ottenere l'indipendenza dell'India. La non violenza attiva. Si subiva la violenza senza reagire, ma non si indietreggiava. Le forze dell'ordine non sapevano che fare. La disobbedienza civile aveva un impatto che nessun mandato, manganello, arresto e persecuzione del governo poteva sconfiggere facilmente. Tuttavia, i primi anni dell'SCLC sono piuttosto difficili. King fatica a riportare in un giusto equilibrio le spinte delle rivendicazioni sociali. Si affida sempre di più a una fedele pattuglia di consiglieri e collaboratori. Tra questi c'è un avvocato bianco di New York, un certo Stanley Levison. Levison è un membro dell'SCLC della prima ora. Nel 1958 aiuta King nella stesura e nell'editing del suo primo libro, Stride Toward Freedom, ed è anche un comunista. Questo non significa che stesse violando la legge, ma di fatto, in base a protocolli instaurati da tempo, l'FBI poteva fare di tutto per sorvegliare Stanley Levison. Perciò lo teneva d'occhio, in continuazione. Levison si è rivelato un amico prezioso per King. Per certi versi si è fatto portavoce della lotta per i diritti civili presso la New York più abbiente, perché conosceva bene l'America bianca di cui era espressione e dunque poteva consigliarlo. Ecco, questo puoi dirlo, questo non va bene, qui sii più cauto, dillo con altre parole. Era tra i finanziatori del movimento di King, il movimento per i diritti civili. Inoltre era coautore di alcuni dei suoi discorsi, era il suo mentore e braccio destro. Levison è diventato uno dei consiglieri più fidati di King. Questo ha convinto ancora di più Hoover che il movimento per i diritti civili in pratica fosse un'organizzazione in combutta con i comunisti tesa a sovvertire l'unità del paese. In precedenza, all'inizio degli anni 50, l'FBI ha già sorvegliato Levison, ma è solo nel 1962 che scopre i suoi forti legami con King. Così i federali ricominciano a spiarlo, ma non scoprono nulla di compromettente. A Hoover questo non importava. Se sei stato un comunista, lo rimani per sempre. Hoover proveniva da ambienti segregazionisti di Washington. Finché ha potuto, ha fatto sì che l'FBI rimanesse uno strumento in mano ai bianchi. Possedeva una specie di visione paternalistica, secondo la quale se un nero si accompagnava ad un bianco ne era la marionetta. E dunque, quando ha visto un comunista nell'entourage di King, si è convinto che l'unica spiegazione plausibile fosse che allora King stesse prendendo ordini da Levison. Alcuni esponenti del governo segnalano a King che persone a lui vicine hanno un passato comunista, ma King si fida del suo amico e ha bisogno di lui. Nel frattempo l'SLC perde l'iniziativa. Sulla scena si impongono altri metodi e altri leader. King si rende conto che bisogna cambiare qualcosa. Nel 1963 l'SLC lancia una nuova campagna a Birmingham, Alabama. Questa volta la tattica sarà diversa. Le proteste rimarranno non violente, ma saranno anche dichiaratamente provocatorie. Saranno occupati gli spazi pubblici. Le leggi ingiuste saranno ignorate. Il Dipartimento di Polizia di Birmingham reagisce con violenza. Sono stati picchiati, arrestati. Hanno arrestato anche King. Hanno usato i cani e gli idranti. Ma l'organizzazione ovviamente puntava tutto sulla non violenza. E così i manifestanti non hanno mai reagito, a prescindere da quello che erano costretti a subire. Anche questo, credo, denota l'intelligenza del movimento, l'intelligenza di King. Vedeva lontano. Sapevamo che dovevamo abbattere il sistema. Che il sistema non garantiva agli afroamericani gli stessi diritti degli altri cittadini. I filmati finiscono sui network nazionali. Il capo del Dipartimento di Polizia di Birmingham viene licenziato. Le attività commerciali e i servizi pubblici sono costretti a una maggiore apertura nei confronti degli afroamericani. L'SCLC può vantare una grande vittoria. Seguiranno trionfi ancora più grandi, che proietteranno il movimento per i diritti civili a nuove vette e trasformeranno King nell'uomo più temuto d'America.
I'm gonna do what the Spirit says do. I'm gonna do what the Spirit says do. What Spirit says do, I'm gonna do, oh Lord. I'm gonna do what the Spirit says do. Stava succedendo qualcosa e coinvolgeva tutti, da Martin ai contadini nei campi. Nel 1963 Martin Luther King e l'SCLC partecipano a una marcia collettiva a Washington assieme ad altri gruppi per la difesa dei diritti civili. È la più grande manifestazione di protesta mai vista negli Stati Uniti. Più di 250.000 persone invadono il cuore amministrativo del paese. Non credo che si sia mai vista una marcia come quella. E fu un evento assolutamente pacifico. E le telecamere li aspettavano. È stato il primo grande evento televisivo mai mandato in onda nel mondo. In occasione della marcia ci fu una trasmissione straordinaria ed era la prima volta che accadeva una cosa del genere. In quell'occasione hanno preso la parola i principali leader dell'epoca. Ho il piacere di presentarvi il dottor Martin Luther King. Alla fine è toccato a Martin Luther King, che ha cominciato il discorso che si era preparato. Un bel discorso. Poi narra la leggenda che Mahalia Jackson, la grande cantante gospel, gli abbia urlato: Martin, parlagli del tuo sogno! E allora ha improvvisato. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Ancora oggi, a ripensarci, è stato qualcosa di incredibile. C'è un momento in cui capisci che tutto sta per cambiare. E con quelle sue parole, King è riuscito a creare qualcosa di magico che ha toccato il cuore di tutti. La gente sentiva che quelle parole fossero ispirate da Dio. Ha permesso all'America di immaginare un futuro che non aveva mai contemplato. Un'America dove l'integrazione era una realtà. Quelle parole sono diventate il simbolo di un'America migliore, che tutti speriamo di costruire prima o poi. Ma qualcuno non è affatto contento per l'impatto della marcia e del discorso di King. Per il direttore dell'FBI, J. Edgar Hoover, il Movimento per i Diritti Civili è un'organizzazione comunista e rivoluzionaria, e dunque ordina alla sezione specializzata in atti di sabotaggio politico, la COINTELPRO, di concentrarsi su Martin Luther King. Il capo del bureau vuole che sia neutralizzato. J. Edgar Hoover era deciso, come ha scritto, a impedire l'ascesa di un messia nero negli Stati Uniti. Rimase convinto, fino al giorno in cui è morto, che il movimento fosse parte di un complotto comunista. In realtà, il Movimento per i Diritti Civili è stato un movimento autoctono, nato in reazione alla segregazione, all'intolleranza e ai linciaggi avvenuti nel profondo sud. King aveva una visione dell'economia americana che era venata da una prospettiva marxista, ma preferiva, diciamo così, tenersela per sé. E preferiva di gran lunga criticare la società americana servendosi dei principi etici cristiani. Non è mai stato un comunista, è chiaro. Voleva un sistema nel quale le masse popolari potessero vedere il riflesso di una nazione più egalitaria. J. Edgar Hoover era convinto che King fosse l'uomo più pericoloso d'America. Qualche settimana dopo la marcia di Washington, l'FBI fa una richiesta al procuratore generale per poter intercettare telefonicamente Martin Luther King. Hoover ha convinto il procuratore generale degli Stati Uniti, Robert Kennedy, che King dovesse essere messo sotto sorveglianza 24 ore al giorno, ogni giorno dell'anno, per vigilare sul pericoloso movimento per i diritti civili. Tecnicamente esisteva un tipo di sorveglianza legale, tesa a scoprire prove di un controllo, di un coinvolgimento da parte dei comunisti nel movimento per i diritti civili. L'operazione del COINTELPRO, a cui molti collegano la sorveglianza su King da parte dell'FBI, era qualcosa di completamente diverso. Il dossier era intitolato Martin Luther King. Questione di sicurezza, comunismo. Intercettavano i telefoni di casa, le sue camere d'albergo. Si reclutavano informatori nel suo entourage. Erano decisi a screditarlo a ogni livello. È stata una delle più grandi operazioni di sorveglianza per la sicurezza nazionale che Hoover abbia mai lanciato.
dalle intercettazioni non emerge nessuna traccia di un complotto comunista. Tuttavia, portano alla luce qualcosa che Hoover apprezza ancora di più: dei dettagli sulla vita privata di Martin Luther King. Non c'è dubbio che King tradisse la moglie. Ed è altrettanto certo che questo non avesse nulla a che fare col movimento per i diritti civili. Confermava un pregiudizio nei confronti degli uomini afroamericani. La vita sessuale di un nero in vista era una sorta di archetipo perfetto, il nero che non ha freni morali. Per Hoover rappresentava qualcosa di inestimabile, un'arma micidiale da usare contro di lui. Volevano far sì che la gente non potesse più considerarlo un'autorità morale. Molti nell'FBI sono indignati per il contrasto tra la reputazione pubblica di King e le sue vicende private. La loro ostilità è acuita dalle critiche che King ha rivolto alle operazioni dei federali nel sud. La reazione di Hoover è feroce. Tuttavia, ora King è un personaggio di fama mondiale. Incontra il Papa a Roma e nell'ottobre 1964 gli viene conferito il Nobel per la pace. Più il mondo elogia King, più Hoover sembra ossessionato da quel leader che disprezza. Il materiale compromettente viene trasmesso ad altri settori del governo. L'Agenzia delle Entrate viene sollecitata a indagare su eventuali violazioni. Si intima alle università di non conferire a King lauree ad honorem. E nel novembre 1964, un agente dell'FBI a Miami invia la lettera anonima che invita King a togliersi la vita. Ha spedito la lettera insieme a delle registrazioni di King impegnato in rapporti sessuali con una donna che non era sua moglie in una camera d'albergo a Washington. Il pacchetto è stato inviato a casa di King e lo aprì la moglie. King sapeva che doveva essere opera dell'FBI e di Hoover. Coretta Scott King conosceva l'uomo che aveva sposato. La cosa non avrebbe interferito nel loro matrimonio perché in gioco c'era molto di più. C'era una lotta molto più importante da condurre. Si sono seduti e hanno ascoltato tutti i nastri. Poi hanno ragionato sulla strategia da adottare. La campagna dell'FBI per screditare King fallisce. Nel 1966 il Senato avvia un'indagine sulle tecniche di sorveglianza elettronica. Hoover è molto nervoso. Le intercettazioni sono interrotte. Nel frattempo, il Movimento per i diritti civili ha proseguito la sua battaglia. Nel 1964 il presidente Lyndon Johnson firma una legge contro la segregazione e la discriminazione. This Civil Rights Act is a challenge to all of us to go to work in our communities and our states, in our homes and in our hearts, to eliminate the last vestiges of injustice. L'anno seguente King guida un movimento per il diritto di voto a Selma, Alabama, e nel 1966 si batte contro la discriminazione negli affitti delle case a Chicago. Ma la lotta con Hoover non si è ancora conclusa e ben presto King apre un nuovo fronte. Considerava la guerra nel Vietnam come un'interferenza in un paese che non ci apparteneva. Non era soltanto King, ma quasi l'intera sinistra che aveva maturato una posizione di critica radicale della guerra, non soltanto come un disastro della politica estera, ma per certi versi come sintomatica di alcune delle ingiustizie, delle diseguaglianze della società americana. La guerra veniva combattuta in gran parte da soldati afroamericani e dunque la critica delle disparità razziali nel paese trovava dei punti di contatto con l'opposizione alla politica estera statunitense. One must never overlook the fact that our nation is obsessed with the guns of war in Vietnam and it has created a climate of violence, a climate of confusion, a climate of division and even a climate of hatred. Per la sua idea di giustizia sociale e per la sua visione della guerra come di un ennesimo sfruttamento dei neri a vari livelli, era convinto che si dovesse fare qualcosa. Secondo Hoover, questa era la prova che King fosse un pericoloso comunista. Come poteva un cittadino americano opporsi alle politiche del proprio governo e non essere un comunista? Hoover
e l'FBI hanno cominciato a ritenere prioritario indagare, criticare e sabotare attivamente l'intero movimento contro la guerra. E dunque il fatto che King stesse sposando la causa pacifista lo ha reso ancora più inviso ai federali. L'FBI recluta un informatore nell'SCLC. L'organizzazione viene inserita in una lista interna di gruppi sovversivi nazionalisti neri. Ma King persevera. Si rende conto che le conquiste sul fronte dei diritti civili non hanno trasformato le vite degli afroamericani come aveva sperato. Nel 1968 avvia una nuova campagna e ora il suo bersaglio è l'intero sistema americano. Usare le stesse tecniche non avrebbe funzionato. King lo sapeva. La lotta non riguardava solo l'America dei neri, ma tutta la società americana. Doveva avvenire un cambiamento fondamentale. Se intendi lottare per i diritti civili, devi lottare anche affinché le persone possano vivere la loro vita dove e come vogliono. We will get together and be together. Black people, Mexican Americans, American Indians, Puerto Ricans, Appalachian whites, all working together to solve the problem of poverty. Ha cominciato ad assumere toni più radicali. L'intero panorama politico era cambiato al punto che lui non era il solo ad assumere certe posizioni. Quando King è diventato il leader della guerra alla povertà, per l'establishment è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il governo si sente minacciato dalla campagna. L'FBI moltiplica le iniziative di sabotaggio, getta discredito su leader nazionali e locali e diffonde false voci sui rischi che comporta la partecipazione alla campagna. Bisogna capire che non soltanto Hoover era convinto che il movimento per i diritti civili fosse controllato e guidato dai comunisti, ma lo considerava una minaccia all'ordine costituito dell'America che lui rappresentava. Ma King non si lascia intimidire e prosegue la campagna a sostegno dei poveri. Nei primi mesi del 1968 fa diverse tappe nel profondo sud per reclutare dimostranti. Nell'ambito della campagna dichiara il proprio sostegno a favore di uno sciopero degli operatori ecologici del Tennessee. In primavera si reca a Memphis per unirsi alle proteste. Nell'aprile 1968, Martin Luther King è a Memphis, Tennessee, per sostenere lo sciopero degli operatori ecologici. L'FBI è a conoscenza della sua presenza in città. Anche se sono finiti i tempi in cui i federali gli nascondevano microspie nelle camere d'albergo, il leader afroamericano rimane sotto sorveglianza. La campagna a sostegno dei poveri prende di mira il governo in modo molto più diretto. L'FBI fa di tutto per sabotare l'iniziativa. What will happen now? But it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. L'ultimo discorso di King a Memphis sarà profetico. Dopo la manifestazione, torna al Lorraine Motel, dove alloggia col suo entourage. La mattina dopo, King si alza tardi. Lo attende un pomeriggio di riunioni col personale dell'SCLC, dopodiché King e i suoi compagni si prepareranno a lasciare il Lorraine Motel per cena. Poco dopo le 18, il gruppo esce dalla camera 306. Si sente un colpo di arma da fuoco. Gli hanno sparato. Lo hanno preso alla guancia. Era sul balcone, si era girato per prendere il cappotto e l'hanno colpito. Martin era uno dei miei migliori amici. Ricordo che mi stavo guardando allo specchio e in quel periodo avevo una radiolina appoggiata sul bordo del lavandino. E hanno dato la notizia che gli avevano sparato. Sono rimasta sconvolta. Ricordo di aver pensato, è finita, è tutto finito, è la fine del movimento non violento, è finita. Questa bella stagione si è conclusa, è finita. Da quella sera non ho più parlato di lui, non l'ho mai più ascoltato. Non riesco a sentire la sua voce. È stato un momento di devastante tristezza. Il presidente Johnson proclama una giornata di lutto nazionale. L'8 aprile,
Coretta Scott King guida una marcia di 40.000 persone per le strade di Memphis. Il giorno seguente, più di 100.000 persone si radunano nella città natale di King, Atlanta, per i funerali. Si registrano anche reazioni meno pacifiche. Scoppiano disordini in più di un centinaio di città. Vengono uccise decine di persone, molte altre rimangono ferite. Ricordo tutto. Sembrava che il paese fosse sull'orlo della disintegrazione. A Chicago gli scontri furono particolarmente violenti. C'erano devastazioni ovunque. Si vedeva un conflitto interno di tali proporzioni dai tempi della guerra civile. Credo che la gente fosse infuriata perché avevano già ucciso Malcolm X. Era morto JFK e ora King. Per moltissima gente tutto questo era davvero troppo. Ma in mezzo alle lacrime e a questa furia ci sono delle domande. Chi è stato l'assassino di Martin Luther King? Dov'è finito? Aveva dei complici? A condurre l'indagine è l'FBI di J. Edgar Hoover. La sua ostilità nei confronti di King lasciava pensare che all'FBI non interessasse affatto trovare il killer. La caccia dei federali all'assassino di King è fallita. Ne hanno perse le tracce. Subito dopo lo sparo, alcuni testimoni hanno visto un uomo allontanarsi di corsa da una pensione di fronte al Lorraine Motel. Nei pressi viene ritrovato un pacco, contiene un fucile e un binocolo. Vengono rinvenute delle impronte di un uomo chiamato James Earl Ray. Parte una caccia all'uomo. Tuttavia, le settimane passano senza alcun segno dell'assassino di King. James Earl Ray era uno sbandato senza un soldo. James Earl Ray è riuscito a far perdere le sue tracce in un modo che nessuno si sarebbe aspettato da uno come lui. All'epoca, il fatto che l'assassino di King potesse sfuggire alla caccia all'uomo dell'FBI sembrava assurda e lo sembra ancora oggi. Passano due mesi prima della cattura di James Earl Ray. Viene catturato lontano da Memphis. La notizia dell'arresto è stata data dal capo dell'FBI, Edgar Hoover, a Washington. Ha detto che quando è atterrato a Londra da Lisbona, Ray aveva con sé due passaporti canadesi e una pistola carica. Ray viene estradato negli Stati Uniti. L'anno seguente confessa l'assassinio di Martin Luther King. Viene condannato a 99 anni di prigione. Ma le domande rimangono. Qualche giorno dopo la condanna, Ray ritratta la sua confessione. Afferma che anche altri sono coinvolti nel delitto. La famiglia King riteneva che il colpevole non fosse James Earl Ray. La facilità della sua fuga fece apparire l'FBI a dir poco dilettantesca, se non complice. Com'era riuscito a organizzare tutto? Come sapeva che King si sarebbe trovato lì in quel preciso momento? Non puoi prendere un fucile così potente e colpire qualcuno in testa. Non è facile. Nel paese esiste il forte sospetto che Ray fosse stato aiutato da razzisti bianchi, ma non lo sapremo mai. In compenso vengono svelati altri segreti. Nel 1971 un gruppo di attivisti fa irruzione in un ufficio dell'FBI in Pennsylvania. Sono riusciti a impadronirsi dei dossier e alcuni intraprendenti reporter, esaminandoli, avevano notato che su alcuni c'era un timbro Co-Intel-Pro e non sapevano cosa significasse. Era solo qualcosa che non avevano mai visto prima di allora. E così hanno cominciato a chiedere informazioni sul programma per scoprire di che cosa si trattasse. Gli americani hanno scoperto che l'FBI era stato uno strumento di delegittimazione politica nel paese, al di là di ogni immaginazione. Credo che il popolo americano fosse sconsolato e disilluso. Aveva capito che il governo non era dalla sua parte. Dubito che quelle rivelazioni abbiano sorpreso o scioccato gli americani. Poco dopo le rivelazioni, J. Edgar Hoover chiude il programma. Sarà uno dei suoi ultimi ordini da direttore dell'FBI. Dopo quasi 40 anni al timone del bureau, il 2 maggio 1972 Hoover muore per un attacco cardiaco nella sua casa di Washington, a 77 anni. L'eredità di Hoover, che piaccia o no, è incarnata dal Co-Intel-Pro. Hoover era un Machiavelli americano. Nessuno in America dovrebbe più godere di tutto quel potere senza alcun controllo. La sua opposizione ai diritti civili lo ha messo nella posizione indifendibile di un uomo che si è erto a paladino dei tratti peggiori dell'americanità. La sua eredità è ancora tra noi.
è l'apparato statale della sicurezza. Ancora oggi i poteri di sorveglianza dell'FBI sono immensi, ma in larga misura sono ora sotto il controllo della legge. Va detto che nel frattempo l'FBI ha corretto il tiro, concentrando i suoi sforzi nel contrasto dei gravi crimini commessi contro la nazione. Oggi, sin dall'inizio, gli agenti federali vengono addestrati a non ripetere gli errori di Hoover. È passato più di mezzo secolo dalla morte di Martin Luther King. Gli anni trascorsi non hanno offuscato la forza della sua retorica né hanno ridimensionato la rilevanza delle sue parole. La lotta per l'uguaglianza che Martin Luther King ha rappresentato continua. Martin Luther King rappresenta un sogno incompiuto. Il movimento per i diritti civili è giustamente considerato come una crociata morale che si appellava alle migliori qualità dell'America. La sua eredità, i valori di libertà, democrazia e giustizia oggi sono patrimonio comune. È una figura senza tempo. Oggi l'obiettivo stesso della nostra società è ottenere l'eguaglianza per le persone di ogni razza e colore, etnia o religione. E il sogno americano non sarà mai realtà finché questo obiettivo non sarà raggiunto. Parliamo di un uomo che credeva in quello che stava cercando di fare. Coltivava il sogno di una società migliore e si è detto: voglio lottare per realizzarla. Lo seguivo ovunque andasse a predicare e andasse a cantare. Quando viaggiavamo in auto verso il luogo del prossimo sermone, Martin tornava la persona alla mano di sempre, quella che rideva e scherzava. Ci ha insegnato ad apprezzare ciò che ci unisce come esseri umani e a diffondere il suo messaggio di fratellanza. Everywhere I go now, I'm gonna let it shine, hallelujah. Everywhere I go now, I'm gonna let it shine. I say now, everywhere I go now, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine.